c'è tutta una serie di economisti mainstream che ritiene che le due principali bandiere economiche di Lega e Movimento 5 Stelle, ancora la flat tax e il reddito di cittadinanza, vadano a scassare i conti pubblici. E poi invece c'è un manipolo di economisti che sono in minoranza dal punto di vista numerico, mi pare di poter dire, chiamiamoli eretici, che ritiene che invece sia possibile farlo, anzi si debba farlo, si debba sfondare il 3%. Chi ha ragione? La verità è sempre nell'eresia, quando c'è un bisogno di sommovimento. Questa è saggezza. Questa è, in economia, questo, perché non mi pare che gli economisti che hanno governato sia le grandi istituzioni internazionali, sia le nostre povere terre, le nostre povere nazioni europee, abbiano portato occupazione, reddito, benessere, giustizia sociale e difesa dell'istituto familiare. Bravissimo. Con questi contratti di lavoro, ecco, questo è il problema. Quindi finiamolo col mainstream. Possono scrivere sui grandi giornali, che non hanno più credibilità, una volta sono diventati tutti giornaletti. Ecco, leggiamo lista di Mario Secchi allora, e troveremo delle cose ragionate e serie. Allora, ma sicuramente questi economisti mainstream hanno fallito. Nel 2008 lo scrivevano su grandi giornali nazionali che la crisi non sarebbe mai successa, che dovevano uscire tranquilli. Continuano ad andare per la strada tranquilli, non hanno mai chiesto scusa a nessuno, ai milioni di italiani. E allora, il signor Monti ha portato l'Italia alla distruzione.